I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. No stress. Marco Mengoni, Viola, devi andare avanti tu perché devo ancora aprire le mail qua degli ascoltatori. Poi alla guida. Anch'io, aspetta. Guida tu. Aspetta. No, tu devi guidare. No, che possiamo. Tu com'è che fai? 905. No, 907, scusate. Buongiorno a tutti, questa Radio DJ. 26 maggio. 907, siamo in diretta, via Massarse. C'è stato anche un momento in cui facevamo, ragazzi, andrà tutto bene. Dopo, prima della pandemia, poi quando è arrivata la pandemia ci hanno rubato, diciamo, lo slogan e non l'abbiamo più detto. Come ricordate? Non l'abbiamo più detto, capito? Facevamo, ragazzi, tranquilli, andrà tutto bene questo programma. Niente, è arrivata la pandemia, andrà tutto bene, fine. Non si può più dire niente, non si può più, capito? Anche il trio diceva, andrà tutto meravigliosamente. Non l'hanno più detto. Quando si capisce che non finisce mai questo tunnel. Sempre peggio. Questo tunnel va in costruzione. Cioè, tu pensi di uscire, ma non lo sai, ma là stanno costruendo altri chilometri là in fondo. Va bene, comunque, buongiorno, sono le 9.08 ormai. Come mai iniziamo così tardi e finiamo così presto, Maurizio? Con tutte le cose che abbiamo da dire. Ci stanno erodendo. Quali sono i programmi radiofonici di Radio DJ di un'ora? Il volo del mattino. Allora, Andrea Michele. Esatto. DJ il volo del mattino. DJ sei tu. Il volo del mattino. Sì. Catalan. Sì. Frank e Ciccio. La sera di solito. Ok. Quello non ne fa tanto. Anacronistici. Ormai il programma di un'ora è anacronistico. Ma anche non esiste... mi sa Animal House. Sì, e poi tutti quelli nel weekend. Va bene. Buongiorno ragazzi, non era importante, volevo riuscire ad arrivare alle 9.09, così si incastra perfettamente al disco, perché ho già fatto 4, il calcolo giusto. Sono 3, le 9, 2, e 1 e 09. Gallo Citrino è arrivato. Felicità. Allora, numeri estratti dal notaio. Ma come si fa? Un'emozione che non sai descrivere viene va. Una super felicità, poi ti faccio la tua. Metti a chi? Un'emozione che non sai descrivere. Savigni a te. Buongiorno la signora Anna. Perché ci sta? Che è successo? Che è successo? Molto tuo. 12. Felicità. E il DJ Angelo, e ci siamo dimenticati. Il DJ Angelo, che insomma, che tra l'altro noi lo portiamo nel cuore. Ma noi diciamo, ciao belli. Ferrari, esatto, c'è Claudio Lauretta, c'è il creme della creme. Esatto, è il creme della creme. Allora, ragazzi, come facciamo a fare una puntata di 50 minuti quando abbiamo già dei temi che abbiamo deciso di affrontare oggi, dopo la nostra mega riunione, ok? Mm-hmm. Ma arrivano anche delle cose che abbiamo detto ieri che io mi dimentico. Dico sempre, ma ieri non dovevamo finire un discorso, mi dimentico, ma gli ascoltatori non dimenticano. E la ragazza dice, perché ieri sera Maurizio mi ha chiuso il microfono ieri mattina. Ah, ok. Proprio mentre dicevo, no perché ho fatto così, no perché Maurizio... Sì. E mi ha spento tutto. Quindi qualcuno ha detto, perché io ieri, come al solito, dico cose che succedono nella vita vera normale. E Viola che. Ma che dici? No, ma dico che non era la regola, che non era così. Allora, Viola è convinta di questa cosa. Dai. Che esiste raramente questa situazione. No, raramente. L'uomo non è la regola. Una donna ha un appuntamento con un uomo, una ragazza con un ragazzo, lui l'aspetta a casa. Sì. E lei viene già da casa. Con, ai miei tempi era il trench e con sotto completamente nuda o con la calza alto reggente o con l'intimo, cioè reggiseno, mutanda, calza alto reggente. No, scusami, allora con l'intimo è un conto totalmente nuda, è un altro. O anche totalmente nuda.
Quante volte ti sarà successo? Ma guarda, se adesso chiamiamo i tassisti, vedrai quanti tassisti che ti dicono, sai quante ne vediamo che si sbiottano nel taxi. A te quante volte è successo nella vita? Ma lascia stare me, lascia stare. Ma io ho capito, po' erano fisse mie, un po' che sono stato fortunato. Capito, un po' quindi così. Ti fa sembrare che sia la regola. Ma è così anche per i miei amici di Brescia che c'hanno il bar, ti sarà capito? Successo una volta è anche nella più vita. Bello per loro che per me, perché lì è più uno strano, è ancora più bello. Infatti quando mi succede all'estero era più bello, che bello. È successo anche a New York, è successo in California, è successo un po' dappertutto. Maurizio ride. Maurizio, a te quante volte ti è successo? A me è successo il contrario, arrivavano nude e si vestivano. Si vestivano nude, ti guardavi e dicevo, non c'hai una sciarpa? Una arrivavano proprio nude. Allora, Viola, sostieni. No, poi ci sono quelle un po' più, cioè quelle che si spogliano in ascensore, mettiamoci all'ultimo, o davanti alla porta, e quelle invece che partono da casa già così. E Viola dice che non succede, e dice che se mi è successo è perché io sono famoso. No, io ti dico che succede nella vita normale, succede al muratore, succede all'impiegato, succede a Maurizio. Maurizio mai successo. Ma Maurizio non ha mai bevuto una birra in vita sua. Ma cioè, Maurizio appena non c'è correlazione. Certo, perché appena c'è da godere o da trasgredire un po', lui dice: No, perché non si fa. A me non succede mai niente. E va a casa e mette tutto in ordine, capito? Se tu dici Maurizio, c'è quella lì che ti guarda. Io mi ricordo, eravamo a Riccione, Maurizio, c'è quella lì che ti guarda. E dicevo, Maurizio. Sì, abbiamo fatto la radio insieme. E io dicevo, Maurizio, ce n'è, vedi come ti guarda Maurizio. E lui ha fatto così, è andato in camera, ha rimesso tutti i libri a posto in ordine di colore, in ordine di colore e di altezza. Devo denunciare per diffamazione. Allora, qui abbiamo un'ascoltatrice, voglio rimanere anonima, ma io l'ho fatto. Ma ragazzi, sì, allora non io non metto di in dubbio. Non c'è niente di male, è la vita, un po' di spicy, un po' di divertimento. Assolutamente niente di male. Dico che non è la regola. Questo detto, che a te sembra che sia successo. Chissà molto tu quante più volte lo hai fatto di andare completamente l'hai nuda fatto, sotto nuda, un trench, ma senza nuda, neanche Viola. Il giubbotto, senza neanche proprio uscire in strada totalmente solo nuda, solo con la mascherina per non farsi riconoscere. Esatto. E quindi adesso questo tema mi sposta un attimo, vabbè che non andiamo avanti perché però scusa, sotto il copione scritto. No, è che ci tenevo a dire la roba delle mascherine e la voglio dire questa mattina, perché noi parliamo sempre di io, l'anima, le cose, non entriamo mai nel sociale perché lo fanno già tutti gli altri programmi, no? Invece io volevo dire una cosa sulla gestione delle mascherine, per quanto riguarda i dipendenti, le cassiere qua delle mie amiche del supermercato, quelli che stanno nei negozi, commessi così, e i bambini a scuola. Cioè ormai se le siamo cavate tutte queste mascherine, ci sono i concerti con 70.000 persone che si sputano in faccia, si passano le birre, e io ancora la mattina porto mio figlio a scuola, oddio la mascherina, quello si fa 8 ore, 7 ore a scuola respirando attraverso la mascherina. Non voglio dire il governo fa schifo, non mi interessa mai me lo scontro, mi interessa il confronto. Chiedo, è veramente perché siamo al chiuso che i bambini devono ancora respirare attraverso questa roba? Sono nell'età dello sviluppo. La mascherina si metteva perché era un male minore rispetto al Covid, che poi tra l'altro loro lo masticano in maniera molto più facilmente, però era un male minore. Adesso mi sembra che loro sono rimasti insieme a 4 scappati di casa gli unici con l'obbligo. Io dico, devi entrare in un negozio a fare la spesa, tu senza mascherina, il commesso tutto il giorno con la mascherina, magari, ma fai il contrario, no? Cioè quello lì lo tieni controllato e non ha la mascherina, gli farei fare i tamponi, quello che è. Per tu per i 10 minuti che stai nel negozio te la metti, poi esci e te la togli. La cassiera di nuovo lì, io vado lì, quella si fa 8 ore plim 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 con la mascherina, ma saremo noi a mettercela quando entriamo, non lei poverina 8 ore lì così. Quindi io voglio solo dire che secondo me c'è una gestione un po' strana, però siccome non sono un medico, non sono uno scienziato, voglio sentire la spiegazione in modo che io dica scusate, non ci avevo pensato, sono ignorante. Fatto. L'ho fatto. Detto questo, ci sono quelle che vengono biotte col trench. Avete qualche domanda? Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Wow, Rod Stewart piaceva tanto alla mia mamma quando ero ragazzina. Rod Stewart, quei capelli sparati, come faceva a tenersi i capelli così a bomba? Lacca. Buco dell'ozono. Poi dopo che ha fatto dischi suoi, nel caso qualcuno di voi non lo sapesse, ha fatto una serie di dischi, diciamo, di album con tutte cover americane, diciamo i grandi classici americani. Beh, ne ha fatti uscire 5 o 6, cioè andava molto bene con questa voce molto bella. Bello non so Maurizio se devo fischia. Li trovate su Spotify se non volete andare. Allora confermo la mia ragazza l'ha fatto, io
io l'ho fatto per il mio ex, confermo, confermo. Quindi, insomma, non sono l'unico. Intanto hai letto tre volte gli stessi. Confermo, confermo, confermo. No, confermo. Ok, confermo. Ok, poi voglio dire un'altra cosa per chiudere il tema, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Il tutti hanno risposto che più o meno la pensano come me sul fatto delle mascherine. Quindi tutte le mamme, le maestre, anche le commesse, così. Allora io dico, con chi dobbiamo parlare? A parte che fra un mese è finita la scuola, ovviamente così, però a settembre che se la situazione è questa, dove ognuno fa un po' quello che gli pare. Cioè, voglio dire, io sono stato a New York, la mascherina non esiste più. E là hanno un livello molto più alto di Covid rispetto al nostro. Ok, la mascherina te la indossi se hai voglia, quando sali in metropolitana la devi mettere, roba così. Però nei negozi non ce l'ha né la commessa né l'ambiente. In Spagna i bambini non vanno a scuola con la mascherina, in America non vanno a scuola con la mascherina e non sono messi meglio di noi. Quindi voglio dire, qualcuno forse se l'è dimenticato che i bambini vanno ancora a scuola con la mascherina. E i bambini te lo chiedono. Quando è che la possiamo togliere? Perché comunque adesso arriva pure la stagione calda, è una rottura di coglioni. Allora, tra l'altro due io le devo dare a testa, perché le fanno cambiare ogni 4 ore, ok? Perché sulla carta... Esatto, quindi mi dice, ma quella la seconda? Gli dico, guarda, la seconda la giri, gli dico sempre. Oppure gli chiedi alla maestra, ma mi avete rotto i coglioni. Come le mutande! Come le mutande, cosa ti ho insegnato con le mutande? Si girano, ok. Detto questo, se qualcuno di voi ha un'idea per, diciamo... intervenire su questo tema, ma ripeto, anche le commesse, le cassiere, io sono qua a disposizione. Detto questo, succede, sentiamo. Allora, vediamo. Senti. Fabio, non è un cazzo vero, non è un cazzo vero. Ho 25 anni, so beo e non mi è mai successo che a figa, si può dire? Ce ne sono tanti che ti smentiscono, tante donne che non l'hanno mai fatto. Oh, aspetta. Grande Fabio, mano da Prato. Vedi. A me succede ancora, dopo 5 anni di matrimonio, io magari vado in bagno, esco e trovo la mia moglie tutta. No, vita. Questa è un'altra cosa. No. Questa è un'altra cosa. Come va un bagno? No, però tu mi hai boicottato quelle donne che dicevano certo che si fa. Certo. No, loro dicono certo che l'ho fatto. No, vedi. Una volta. Guarda, Luigi, aspetta, ovvio, e vengono col tacco a spillo. Vedi, ovvio. Ma queste ovvio. Sono fantasie, ragazzi. Ma non l'avete realmente vissute. Io l'ho fatto. Guardala qua, io l'ho fatto per il mio ex. Esatto, una volta. Ma che sì, certo, una volta. Metti qualche donna che l'ha fatto. Ma lo sai che. Aspetta. Mi dai è che no, ho paura di metterti cose sconvenienti. Vediamo. Aspetta. Ciao Fabio. Oi, la bambina. No! Forse era sulla mascherina. La mascherina, esatto. Non ti voglio mettere cose. Ok, allora pensiamoci un attimo. In tutto questo, non possiamo fare una puntata. Abbiamo troppe cose oggi. Maurizio. Volevo ringraziare Stefano che mi ha mandato. L'ascoltatore. Orafo. Gioielliere. Ma va bene. L'ascoltatore Orafo che ha mandato a Maurizio. Il citrino. Il quarzo citrino. Quanti te ne ha mandati? Me ne ha mandati 3. Uno lavorati proprio da mettere su un anello. Una forma di piramide, uno piccolino, sembra una pillolina, lo metterò nel portafoglio. Quello lì. Ok. E devo dire, caro ascoltatore, senti, Stefano, che hai dato a Maurizio il citrino, che ricordiamo attrae denaro. Oggi è successo l'ira di Dio qua. Cosa c'è, Francesco? Cosa c'è? Maurizio, ti lascio qua una busta con 100 euro. Ah, così. Grazie. Così. No, ma il motivo dei 100 euro? Non lo so. Così. Arriva anche Andrea di Andrea Mia. No, Maurizio, sono Andrea. È arrivato il bonifico che ti ho fatto stamattina. Ah, no, adesso ci guarda, grazie. Ma così, fioccano soldi senza causale. Così, senza causale. Così, però. Adesso va da Francesco, gli chiedo, ma Francesco, perché hai lasciato questa busta con i 100? Ma io dice, ma lo senti così. Sì, ma tu sai che c'è? Do 100 euro a Maurizio. Comunque questo quarzo citrino inizia a essere abbastanza sulla cresta dell'onda, sui media mainstream. Un ascoltatore ci ha anche fatto notare che è stato anche un tema all'Isola dei Famosi. Sì. Sì. Oggetto del contendere. Senti. E la pietra diventa il citrino della discordia. Incredibile. Ma sta la mia pietra? Mi sei preso il citrino, non sta. Non sta. Fatto sparire questo citrino, non lo troverà mai. Dice, non mi far girare le scatole. Io una cosa ti avevo chiesto, ti ho detto non toccare le mie pietre. Stamattina che mi state rompendo. Non l'ho presa io. Credo che fosse realmente arrabbiata. A me non mi prendi per il c***o, la pietra non sta. Io non se l'aveva proprio
nel cervello il fatto che mi dovesse far sparire qualcosa che per me ha un valore. Non lo so, ma chiedi a Mind, chiedi a Mercy, l'hai chiesto, allora non li ho presa io. Vedi, l'ha presa Maurizio. Oh, capito? Beh, ma sul titolo dei famosi vado, uno ha fame, ma chi se ne frega? Perché quella trae denaro che poi tu la compri il la ciacola. Esatto. All'ascoltatore che aveva le ginocchia rotte per il concerto dell'Itfiba ieri. Cacchio. Guarda, mi è venuto in mente questa, mettiamo. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Ah, ce la siamo goduta tutta questa canzone. In realtà Maurizio, è arrivato Nicola Savino. Scusami un attimo, scusate Fabio, prego. No, non ce lo siamo più detti. Nel 2012 io mi ricordo. Avevi prestato 30 euro. €30 eccole qua. Oh, 2012. Con gli interessi. Qualche interessi. Va bene se gli dai 50. Va bene se gli dai 50? Interessi? No. Dai, dammi. Hai il pollice. E pensa che non è Maurizio, è il potere del citrino che ti ha stortato il citrino. Scusami una cosa, Nicola, è un altro tema, ma che dobbiamo chiudere perché è partito da ieri, poi abbiamo altre nella seconda mezz'ora, no? Viola sostiene che non è una cosa che accade, che tu sei a casa, inviti una ragazza e magari lei arriva col trench sotto e nuda. Niente. Ovviamente Nicola, io non ho detto che non accade, ho detto che non è la regola. No, visto che non è la regola, ma se ci sono i prodromi. Certo, che parli, certo. No, però dico, se tu hai seminato, cioè se sai che sei a quel punto lì, no, ma il mio discorso è a lui è successo talmente tante volte. Ma non è vera l'inferenza, per cui è una cosa che succede a tutti. Io so che una volta è successo anche a Nicola e a Linus insieme, erano a Riccione. A me l'uno con l'altro, ero io che avevo l'intermediario nudo sotto il trench. E lì Linus ha iniziato a correre. Se vuoi raccontiamo di quella volta in cui ci siamo dati appuntamento a casa tua alle ore 16 e io ero a casa sua davanti alla porta, eppure in casa ho visto sotto una luce accendersi. Ragazzi, e non mi apriva la porta, più scemo ancora ci sono cascata come una stupida. No. E io più stupido ancora, non ero più stupido era ancora che non con capivo chi era? No, questo era il DJ Angelo. Innanzitutto stiamo parlando di 25 anni fa, quindi poteva essere anche con lo Yeti. Era venuto per scrivere la puntata delle Iene 98, capito? Quindi stiamo parlando di 20 anni fa. È vero, 25. Ma io ero uscito un attimo. Sì. No, sei cascato al campanello. Ma io fesso. Ci sono cascata come una scema. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Ascoltatrice Angela, sì, confermo, ha ragione Fabio. L'ho fatto anch'io per mio marito, avevo 22 anni, non adesso. Esatto, okay. Una volta. Ho capito, una volta, mica deve succedere sempre, basta una, no? Che fai un po' di... come quella di trovarsi al bar dell'albergo e chiamarsi con nomi diversi quando si è in una relazione. Vai ben giocato. Questo è proprio un film. Ma lo fanno tutti nei film, che lei si mette sempre la parrucca, quella col caschetto, cioè quella con la frangetta, tipo magari viola, sai, quei colori proprio che da 5 euro, del negozio da 5 euro. Per esempio. Sì. Altra regola. Questa a me non interessa tanto come cosa, ma neanche l'altra, cioè ero un ragazzo, sperimentavo. Donne che si mettono la parrucca, donne nella relazione che si mettono la parrucca per sembrare una cosa diversa. Ah, nel gioco quello di ruolo si fa. E magari la chiami con un altro nome e lei arriva col caschetto viola o arancio, sai, quelle lì da 30 euro. Sì, ci deve avere da 30 euro, è già buono. Da 3 euro, con i capelli veri, di piccole donne. No, però andiamo avanti. Io ho un po' di messaggi. Buongiorno ragazzi, ma scusate, per una volta che mi perdo la prima mezz'ora del mattino. Sento che parlare di persone che non hanno niente sotto il giaccone, ma che sta succedendo? Aspetta. Ragazzi, io l'ho fatto, l'unica cosa, ho fatto tutto il viaggio in macchina essendo partita da casa nuda. Vedi? A pensare,
E se succede qualcosa si racconta ai poliziotti. Lì è ciao Erika. Come quando sei ragazzino che non hai le mutande pulite o le calze col buco, che dici, se fai un incidente vai all'ospedale. Sì, però non possono farti grandi interpretazioni. In quel caso invece in quel ti caso bollano. Se fai un incidente devi farti la pipì addosso. In modo che dicono, vabbè, sono sporche perché con l'incidente ha avuto delle perdite. Perché... Ma se sei nudo che perdite già. No, ma che stai dicendo? No, parlo del ragazzino. Comunque ne abbiamo ancora. Altri messaggi. Io per il mio fidanzato ho cucinato nuda con il grembiule e i tacchi a spillo, che è una cosa molto carina, gli è piaciuto molto. Queste cose succede spesso. Ragazzi, mi sembra di aver intuito che l'argomento sia molto 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 interessante, però purtroppo sono entrato in galleria e me lo son perso. Potreste riprendere dall'inizio? Ok. Qualcuno dice, ma tu sei mai andato nudo col cappotto a casa di qualcuno? No, quello no, ma è brutto da vedere, dai. Ragazzi, chiamo la polizia. No, ma poi se fossi un bell'uomo, che ne so. Ma, no, ma non è sexy, anche perché... L'uomo che entra a casa e fa, diventa subito maniaco. Certo. No, però insomma, va bene. Vedi, ok. Io poi ho una sequela di messaggi che confermano che il citrino funziona. Ok, vediamo. Maurizio, mi ordini 1622 libri? Vedi, stai anche vendendo il libro delle poesie. Lo devo dare, grazie. Come va il libro delle Maurizio, poesie? Sta vendendo? Scusatemi, esatto, siamo accavallati. No, certo. Maurizio, mandami l'IBAN che ti faccio un bonifico. Vedi? Arrivano così, va bene. Mauri, mandami la stringa del tuo wallet che ti mando 0.5 bitcoin. Wow! Oh. Quanto tanto 0.5 saranno 0.5 sarà mezzo bitcoin, sarà mezzo milione di euro, saranno 15.000 euro. Guardiamo. E volevo dire una cosa, va bene, vogliamo mettere anche un contenuto di senso? Allora, intanto dobbiamo andare avanti con la battaglia, dobbiamo capire come si può fare a far cavare le mascherine ai bambini a scuola e ai commessi dentro nei negozi, alle cassiere. Quindi però penso che sia il datore di lavoro a discrezione. No, la scuola sulla cosa dei negozi. La scuola credo, sì. Sui negozi, secondo me. Certo, perché il dipendente deve far pippa, sennò, cioè, capito, adesso sul posto di lavoro, appena alzi la mano, ti dicono, guarda, bello, ce n'è già un altro che viene al posto tuo, per cui è pippa. Però anche sui bambini, su quella roba lì ci dobbiamo andare. Però sentite qua che bella generazione che sta arrivando, ok? Giovani francesi che si sono laureati e di solito si fa il discorso, lo vedete di solito nei film americani col cappello, follow your dream, bis der cool. Sono 13.881 euro, 0.5 bitcoin, e dagli la stringa del tuo wallet. Cos'è la stringa del wallet? Ti preoccupare, la stringa del wallet. Caro ascoltatore, possiamo vai veloce. Va bene anche la stringa delle scarpe, basta che prendi 13.000, va bene. Quindi li vedete in America che fanno i discorsi, quelli finalmente adesso posso seguire i miei sogni, sono laureato, e invece i francesi che sono cazzuti veri, quelli sono sempre qualcosa che devono sempre, quelli sono tosti. Sentite che bel discorso che hanno fatto questi ragazzi quando hanno ricevuto la laurea. Ma che vita vogliamo? Un capo cinico? Uno stipendio che ci permetta di viaggiare in aereo? Un mutuo trentennale per una casa in periferia? Solo 5 settimane all'anno di vacanza per riprendere fiato in una meta insolita? Un SUV elettrico, uno smartphone ecologico e una carta fedeltà al supermercato biologico. E poi un esaurimento a 40 anni? Non perdiamo tempo e soprattutto non perdiamo l'energia che ancora abbiamo da qualche parte dentro di noi. Disertiamo prima che ci blocchi qualche obbligo finanziario. Non aspettiamo che i nostri figli ci chiedano i soldi per fare shopping nel metaverso perché non gli abbiamo permesso di sognare qualcosa di diverso. Non aspettiamo di diventare incapaci di fare qualcosa di più di una pseudo riconversione green del solito vecchio lavoro. Non aspettiamo che il prossimo rapporto sul cambiamento climatico dimostri che governi e multinazionali non hanno fatto altro che peggiorare le cose. Anzi, sembra quasi che l'ultima speranza sia una sollevazione popolare. Potete sterzare adesso, iniziare un training come panettiere contadino, partire per alcuni mesi di servizio in aziende agricole biologiche, partecipare a qualcosa di costruttivo, impegnatevi con chi ha bisogno di voi, frequentate un corso per riparare biciclette, trascorrete un weekend di lotta con un'associazione ecologista. Potete cominciare così. Spetta a voi trovare il vostro modo di cambiare direzione.
Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Canai, sempre bresciano, mi casa. Canai. Allora, qualcuno dice, sì, vabbè, come sempre, no? Quando uno dice una cosa un po' così, c'è sempre quello che dice, sì, però la bolletta, sì, però chi te lo paga l'affitto, sì, però gli investimenti di compagnia. Quando il mutuo lo fai lo stesso. E poi il mutuo lo fai, anche se vai in campagna. Sì, ma io come faccio? Ma per andare dallo sciamano, ma come fai? Solo tu che sai i soldi, puoi andare, ma io come faccio? Ma io per fare, io non ho tempo per meditare, io lavoro tutto il giorno. Guarda, lo sciamano con questo spirito ti manda via a calci. Ecco, no, perché, esatto, io come fai? Io lavoro tutto il giorno. Quando dici, ma non so, no, io non riesco a leggere, perché torno a casa la sera, sono stanco, riesco a leggere. Ho capito, ragazzi, cioè la vita uno decide anche quali sono le priorità. Se tu hai deciso che quella roba lì, hai deciso quella roba lì. Vi racconto una storiella velocissima. Zen? Ok, la storia di mio nonno, la solita storia di mio nonno che poi è diventata una storiella zen nel mondo. Ok? Vai. Torno a casa, no? E nella mia, come dire, il contrario dell'awareness, quindi della mia inconsapevolezza, e sono lì per terra, che nel cortiletto della casa di mio nonno, ok, e che sotto il lampione, e dico, cosa fai lì per terra? Okay. E dico, ho perso le chiavi della Vespa, ho perso le chiavi della Vespa. E dice, ah, cazzo, perché ti aiuto anch'io? E si mette lì a cercare con me, mio nonno, no? Ma c'avevi il portachiavi, mi dice, mi chiede un po' di, avevi il portachiavi, ma guarda che è una chiave piccolina, com'è? Detto, no, è una chiave normale, un portachiavi, c'è anche il cioè un po' di chiavi ci sono, è una metafora della vita, no? E mi dice, ah, ma dov'è che l'hai persa esattamente qui? E cioè, no, le ho perse dall'altra parte del giardino. E perché le cerchi qui? Perché qui c'è il lampione, c'è la luce, la posso vedere. E non c'è bisogno di dire altro. E non c'è bisogno di dire altro, è la vita. No, ok. E quindi? Ma che ti frega, ormai sei ricco col citrino, mica devi capire. No, ma vedessi qua. Ah, non mi metti il disco? Ti posso mettere dei messaggi? Sì, sì. Mauri, ti cedo tutti i miei angeloni. Gli angeloni! La moneta del DJ Angelo. Maurizio, mandami il tuo indirizzo, così ti mando un po' di formaggio da caldo al formai. Maurizio, fammi sapere, ti ho mandato anche io 200 euro. E ho comprato 5 libri dei tuoi, così, tanto per avere. Grazie. Ciao Maurizio, buongiorno. Stamattina mi sento in vena, ti lascio 150 euro. Ora passo di lì, ti metto una bustina. Magnanimo. Metto all'attenzione di Maurizio. Mi raccomando, eh. L'altro giorno ho detto, per fine stagione, Maurizio, ho pensato di farti un regalo. Ho trovato una cosa carina in un negozio. Rimetto. Non voglio sapere quanto costa quella, ma la stesso valore, se mi dai la busta preferisco. Ma certo. Mi ha detto, preferisco la busta. E io ho detto, ma Maurizio, ma ti faccio, è un presente, una cosa carina. No, tu, quei soldi che decido di spendere per me, dammeli cash. Questo è il modo per non guadagnarne più. Niente, tu sei quello lì che cerca le cose sotto la luce e le ha perse da un'altra parte. Che senso ha? Esatto. No, scusi, guardi, ha la ruota bucata. Ma io non posso fermarmi adesso, andando a lavorare. Ho capito, ma c'hai la ruota bucata. No, va. Portafoglio di Maurizio. Sono i 150 euro. Mi sta mettendo via. I tuoi San Pietrini lì. Comunque Nicola ti ha reso 30 euro. Sì. Però più 20 di interessi. Ah, ecco. Quindi è un cinquantello. Usuraio, mamma mia. Buona ragazzi, domani è Friday, eh. Amica. Comunque volevo dire che io so che stasera andate tutte dal vostro fidanzato col trench. Capito? La mia amica mi ha scritto che sta andando a fare la colonoscopia. Sì. Colonscopia. E sta andando col trench. Prendetelo voi e crocifiggi. Radio DJ, la trovi anche in podcast.